Buonasera, in questa puntata di Lux in Tenebris vi porteremo nella miniera di Schuck. Siamo nel vallone di Saint-Marcel, quota 1330. Schuck è sotto la miniera di Servette, diciamo che è il polo minerario principale della zona. Sì, diciamo che è una miniera composta da due sezioni, due parti ben distinte, che però sono distinte geograficamente, ma per quello che riguarda le vicende storiche che hanno attraversato e anche la tipologia di mineralizzazione, hanno delle similitudini molto forti. Della miniera Schuck-Servette, quindi delle due parti che la compongono, quella di Schuck è quella più bassa. Si trova fra le quote 1283, dove era il vecchio ribasso, e si arriva fino al livello più alto, che è a quota 1440. Bene, la parte invece più alta è la miniera di Servette vera e propria, che in questo caso si trova sopra ai 1700 metri di quota, più o meno fra 1700 e 1850. La similitudine geologica comunque che si ha fra queste due miniere, chiamiamole così, che possono comunque essere riunite in una unica, è molto forte e è importante avere un inquadramento geologico di questa, diciamo, questa parte sfruttata minerariamente del vallone di Saint-Marcel. Nel vallone di Saint-Marcel affiorano rocce appartenenti alla zona piemontese del calcescistico in pietre verdi. Queste rocce sono il risultato metamorfico delle rocce di un antico oceano che nell'antichità, più di 100 milioni di anni fa, separava il paleocontinente africano dall'Europa. Queste rocce sono costituite quindi da serpentiniti, rocce presenti nel mantello terrestre al di sotto del fondo dell'oceano, da rocce derivanti dal metamorfismo di basalti, cioè di lave vulcaniche che si spandevano sul fondo dell'oceano, e dai sedimenti che poco a poco ricoprivano queste rocce, che attualmente sono diventate calcescisti. Nel fondo di questo antico oceano, che si stava espandendo, cioè allargando, fuoriuscivano anche dei fluidi ricchi in solfuri di ferro, di rame, di manganese e di silice. Depositandosi, questi fluidi hanno formato i giacimenti di ferro rame e di manganese che sono presenti in questa valle. Il rame e il ferro, sotto forma di solfuri, pirite e calcopirite, sono concentrati nella miniera di Schuck e nella miniera di Servette, più a monte. Quelli di manganese hanno formato la mineralizzazione di Praborna, coltivata anche questa sin dall'antichità. È presente più a monte nel vallone. La mineralizzazione a pirite e calcopirite in queste miniere è in particolare contenuta entro clorito scisti, entro quarziti ed entro glaucofaniti granatifere. Tra le rocce interessanti di queste miniere, in particolare di Servette, ricordiamo i cloritoscisti e granate cloritoide utilizzati sin dall'antichità come macine. Giancarlo, allora siamo pronti ad entrare. Questo era uno degli ingressi bassi del sistema minerario. Andiamo a vedere cosa ci aspetta. Sì, diciamo che questa qua era la, dopo il ribasso che adesso non è più accessibile, a quota 1283, a 1331 c'era un'altra galleria di carreggio che aveva un po' delle particolarità, perché era una galleria che doveva servire unicamente a portare il minerale, ma a portarlo con dei sistemi abbastanza innovativi, questo almeno nel progetto iniziale. Tant'è vero che avevano scavato una galleria, questa che abbiamo alla nostra sinistra, ad anello, che sarebbe dovuta servire per la manovra di un locomotore che doveva entrare in servizio in questa galleria. In realtà l'abbandono della miniera ha poi vanificato, diciamo, tutto il lavoro che era stato fatto. Siamo nei pressi del fornello che
permetteva al minerale di scendere dal livello 1331 fino al ribasso di quota 1283. Più avanti, oltre il fornello, abbiamo una galleria. Bene, questa qui è la parte interna di quella galleria che avevamo visto all'ingresso e serviva per la manovra del locomotore. Ecco, qui abbiamo un esempio di un carrello da miniera, i cosiddetti carrelli a bocca di pesce, che avevano un sistema di rovesciamento in senso longitudinale, quindi secondo la direzione dei binari. Esistevano anche altri tipi di carrello che erano invece detti a barca, che avevano invece in questo caso un rovesciamento laterale. Qui abbiamo davanti a noi un classico esempio di struttura di una galleria di carreggio. Oltre al lume della galleria libero abbiamo la decoville, quindi quelle ferrovie a scartamento ridotto che erano appunto tipiche delle attività minerarie, in questo caso unite da traversini di legno, e il canaletto di scolo laterale per l'eduzione delle acque. La sede della decoville di solito veniva rilevata rispetto al canaletto di scolo, che doveva essere mantenuto libero, perché automaticamente un intasamento del canaletto voleva dire allagamento della sede della decoville, con tutti i problemi che ne derivavano. Piccole frane come questa, proprio di piccole entità, ma che intasano il canaletto di scolo, possono causare poi questi allagamenti della sede della decoville, come in questo caso. Ci troviamo di fronte alla tramoggia del fornello di getto che arrivava dal livello superiore a quota 1366 fino a quota 1331. Bene, queste erano le strutture da cui il minerale scendeva e veniva caricato sui carrelli della decoville, che si posizionavano sotto e i vari minatori aprivano la paratia che sta lì sopra, il minerale scendeva e una volta caricato il carrello iniziava il suo viaggio verso il fornello successivo. Alle mie spalle possiamo vedere i silos dell'acqua verde. Questi silos erano stati costruiti per contenere il materiale piritoso che usciva dai livelli di carreggio siti alle quote superiori. Bene, il minerale veniva immagazzinato in questi silos e poi veniva avviato il funzionamento della teleferica che arrivava fino a valle con una lunghezza di 3750 metri e un dislivello di poco più di 700 metri. Nella laveria, nella cosiddetta ex laveria, come veniva chiamata, agli inizi del funzionamento della miniera di Schuck trovava alloggiamento anche un impianto di frantumazione. In effetti, prima dell'installazione della teleferica, era stato tentato un sistema di trasporto a valle della pirite che funzionava tramite un tubo e l'acqua portava la pirite macinata fino a valle. Da ricordare anche che qui all'Acqua Verde convergevano praticamente tutti i sistemi di trasporto di abbassamento a valle del minerale, anche dalla miniera di Servette, che si trova circa 400 metri più in alto. Vicino al silos di arrivo del materiale c'era lo stabilimento che all'inizio serviva per la frantumazione del minerale. Sì, all'inizio quando si doveva mandare la pirite ancora in polvere lungo la tubazione, c'era un impianto a mascelle che frantumava la pirite, la riduceva praticamente a livello di sabbia. Poi, abbandonando questo sistema, l'edificio ha avuto una destinazione diversa e quindi è stato ricondizionato a direzione e uffici della miniera.
andando verso monte, tra il scorrimento dell'ex laveria e Schütte, diciamo, in alto, ci sono le famose sorgenti delle acque verdi. L'acqua verde è una sorgente conosciuta ormai da secoli e descritta da vari studiosi in varie pubblicazioni, abbastanza curiosa in quanto è caratterizzata da un deposito che l'acqua lascia sulle pietre e questo deposito assume delle colorazioni anche diverse a seconda delle stagioni. Ci sono anche delle variazioni proprio stagionali nelle caratteristiche di questo deposito. Diciamo che è una caratteristica che probabilmente deriva dal passaggio di quest'acqua all'interno di mineralizzazioni, di rocce, non si è ancora ben capito, no? Ma sicuramente delle mineralizzazioni di rame, in quanto il deposito verde è caratteristico di questo metallo. Siamo arrivati al villaggio minerario di Schück. Il villaggio minerario di Schück era praticamente la base dei vecchi lavori minerari della prima parte dello sfruttamento della miniera. Da qui c'era la stazione di partenza della teleferica, che in un certo periodo di sfruttamento è stata pure la stazione di partenza per la teleferica principale, quindi quella che arrivava direttamente alla stazione ferroviaria di Saint-Marcel. Nel villaggio di Schück si trovavano tutti i servizi praticamente dei cantieri del cantiere di Schück. Questi consistevano, oltre a varie abitazioni anche ristrutturate come quella alle mie spalle, delle strutture che servivano sia per l'alloggio dei minatori sia per i servizi alla miniera. Quindi per esempio la forgia, anche altri baraccamenti, per così dire, che sono nell'area limitrofa. Nella zona principale dove partiva la teleferica e dove arrivava anche la Decoville dal livello 1400, questa era la zona, diciamo, principale, dove c'era la concentrazione maggiore di servizi. Parlando delle miniere di Schück, bisogna necessariamente fare un piccolo excursus su quella che è la loro storia. Si tratta praticamente di 60 anni di storia. I primi tentativi, diciamo, di coltivazione, che poi sono stati seguiti da fasi ben più marcate, risalgono all'inizio del secolo scorso. Intorno al 1901 la Compagnie Minière et Métallurgique de Haute Italie iniziava questi scavi. Arriviamo poi a una fase successiva dove la ditta Barberis e Pozzi, con alternanze varie tra i vari soci, no? Quindi intorno al 18, quindi subito dopo la prima guerra mondiale, riprendeva gli scavi e quindi iniziava la coltivazione della parte superiore delle lenti di pirite che si trovavano qua a Schück. Nel 29 abbiamo un'altra società, le aziende chimiche nazionali, che prende, diciamo, si succede a quelle precedenti, ma la vera svolta ce l'abbiamo nel 1935, quando le miniere vengono prese dalla società Brambilla, la società Brambilla in Milano. Questa società porterà praticamente
tutto il discorso di sfruttamento fino al loro abbandono nel 1957. Sopra di me si può vedere una delle lenti che ha praticamente il minerale in vista su uno spessore più o meno intorno ai 40 centimetri e era l'oggetto della coltivazione. Infatti è proprio in queste zone qui dove ci sono i banchi di pirite che erano l'oggetto della coltivazione della miniera. Questi scavi di notevoli dimensioni sono fra i primi che sono stati realizzati nella zona di Chuuk, quindi quelli all'inizio del secolo scorso, del XX secolo, dalle prime ditte che hanno avuto la concessione appunto della miniera. Si trattava dell'affioramento delle lenti. Lenti che hanno una notevole potenza perché arriviamo fino a 8 metri massimi di potenza della pirite, una cosa che nei secoli precedenti non era stata presa in considerazione. Perché? Perché non era la pirite l'oggetto dello sfruttamento, ma era la calcopirite, cioè per l'estrazione del rame. In questo caso invece si sfruttava il tutto per avere la disponibilità dello zolfo, lo zolfo che è contenuto all'interno della pirite, un solfuro di ferro, no? Per la produzione di concimi chimici e anche di esplosivi. Vediamo in questo caso una coltivazione in rimonta, cioè in salita, in poche parole, che seguiva una lente, una delle quattro lenti di pirite qua a Chuuk. È scontato che quando c'erano delle coltivazioni, diciamo così, estese, bisognava puntellare la volta per evitare i crolli. I puntelli sono ancora abbastanza in buono stato, però è logico che senza manutenzione non sono eterni, ecco. Alle mie spalle, sul versante opposto della montagna, si vede una frana di crollo. È una frana di crollo che è avvenuta quest'estate e ha interessato la parte bassa vicino alla ex laveria, causando anche diversi danni, specialmente a una centralina idroelettrica di nuova costruzione che era stata realizzata da due anni e è stata gravemente danneggiata. Allo stato attuale è già stata ripristinata, però dalle immagini si può capire come la frana sia di grandi dimensioni. Non dimentichiamo che già nel 1952, quando la miniera era ancora in attività, si era verificata una caduta di sassi proprio in quella zona che aveva danneggiato la centrale compressori. Questo è un esempio di falsa galleria, cioè gallerie che venivano praticamente realizzate all'interno di due ripiene, cioè fra due ripiene. Quindi la roccia qui era stata asportata, chiaramente era il banco di pirite, è stata asportata sia sulla destra che sulla sinistra, no? E sono state create queste ripiene. Questo è un classico esempio di spostamento del minerale da livelli superiori a livelli inferiori. Qui abbiamo uno scivolo che veniva solitamente realizzato con sali in legno, notevolmente inclinato, che permetteva al minerale di scendere. Il minerale proseguiva il suo viaggio verso il basso passando attraverso questo fornello di getto. Questi sono dei fornelli molto inclinati e in questo caso il fornello è stato realizzato all'interno di due ripiene, quindi praticamente è come la falsa galleria che abbiamo visto. E in questo caso però era destinato a far scendere il minerale a livello inferiore. In questo caso dietro di me abbiamo un classico esempio
di crollo dovuto al cedimento delle ripiene e di tutti i sostegni in legno che erano stati predisposti. È questa una delle ragioni per cui le miniere abbandonate risultano particolarmente pericolosi. Quando si verificherà il crollo, non lo sappiamo, e di conseguenza trovarsi in una posizione scomoda e nel momento sbagliato può anche essere fatale. In questo caso abbiamo davanti a noi una frana. Queste frane che si verificavano in lungo le gallerie erano però diversamente frequenti a seconda del tipo di litologia, cioè del tipo di roccia che la attraversava la galleria. In questo caso, per esempio, abbiamo delle serpentiniti e queste serpentiniti sono particolarmente scistose e quindi possono dare origine a questi queste frane, che erano quelle che poi richiedevano l'armatura della galleria con i quadri. Siamo nella parte terminale di una delle gallerie di ricerca. Si tratta di gallerie che apparentemente non hanno senso se si considera la cosa in una maniera molto superficiale e non dal punto di vista minerario, ma in realtà erano il cuore della prospezione mineraria, perché permettevano di indagare su quella che era la prosecuzione della zona mineralizzata e quindi stimare eventuali nuovi lavori e una produzione ulteriore della miniera. Lo scavo di una galleria avveniva con delle metodologie abbastanza ben determinate. Una galleria come questa, per esempio, proseguiva, diciamo, nel suo scavo con la perforazione della roccia per i fori da mina secondo degli schemi ben precisi, anche perché il foro della mina, quando penetrava nella roccia, a seconda della sua inclinazione tendeva a staccare determinate parti rispetto ad altre. Quindi anche fare un foro da mina richiedeva, diciamo, una professionalità tutt'altro che indifferente. Seguiva poi la seconda fase, che era quella del caricamento delle mine. Veniva fatta la cosiddetta volata, quando esplodevano tutte queste mine, e poi si interveniva con la seconda fase, che era quella di disgaggio, di liberazione della galleria, di messa in sicurezza della volta con i sassi che erano rimasti appesi, che erano pericolanti, e quindi si provvedeva a andare avanti con una nuova fase, che era praticamente la ripetizione di quello che era stato fatto nella fase precedente. Quando siamo in una miniera di pirite, automaticamente si formano delle acque estremamente acide e un ambiente acido nel suo complesso. Di conseguenza le strutture in ferro subiscono una corrosione rapidissima, a volte addirittura drammatica. Ecco, qui vediamo i binari della Decoville, quindi la parte alta, il fungo, il cosiddetto fungo, che viene pian pianino mangiato. Questa è anche una delle ragioni per cui i minatori cercavano di fare le armature di sicurezza, quindi i quadri di armatura delle gallerie, in legno e non in metallo, soprattutto nelle miniere di pirite. Questo è un carrello a barca. Erano principalmente utilizzati negli ambienti esterni, ma in certi casi, come quello che abbiamo di fronte, venivano usati anche all'interno delle gallerie, in particolare quando serviva un ribaltamento laterale della cassa del carrello. Siamo vicini a un fronte di avanzamento e questi carrelli erano quelli che venivano usati proprio in queste condizioni. Infatti il ribaltamento era longitudinale rispetto all'asse del carrello. La cassa è ancora ben conservata, però se notiamo, le ruote cominciano già ad avere dei segni di corrosione particolarmente avanzata, dovuto appunto a queste condizioni particolarmente corrosive che si creano all'interno delle miniere di pirite. Giancarlo, questo è uno dei livelli più alti della miniera di Schuck. Sì, è un livello intermedio in realtà. Si trova fra il 1424 e il 1443. Diciamo che erano le parti più alte
coltivate delle famose quattro lenti tipiche della mineralizzazione in Chuuk. È un dedalo di cameroni, di ripiene, rimonte, fornelli di getto. È una miniera veramente complicata, bisogna fare attenzione perché i minatori che ci lavoravano avevano le idee molto chiare, ma entrare è anche facile perdersi. È facile perdersi, entrare senza, non a ragion veduta e non sapendo quello che si va a fare è veramente pericoloso. Poi ci sono un sacco di buchi verso il basso, verso livelli inferiori. Sì, sono i fornelli di getto e anche delle zone di coltivazione che avevano un'inclinazione notevole. Bene, allora da questo ultimo livello che abbiamo visitato dalla miniera di Chuuk possiamo chiudere. Grazie per averci seguiti, buonasera.